mio canale. Come potete vedere, oggi andremo a realizzare questo piccolo alberello. Si può utilizzare come addobbo natalizio per l'albero o anche come un segnaposto. All'interno è imbottito per far sì che possa rimanere all'impiedi. Se l'idea vi piace, seguite il progetto. Noi abbiamo bisogno un po' di imbottitura, del filato rosso con l'urex all'incirca 14 grammi, del filato verde più o meno un 10 grammi, l'uncinetto del 3,50, un paio di forbici e un ago. Possiamo proseguire per la lavorazione. Stiamo facendo un cerchio magico. Prendiamo il filo. Facciamo 3 catenelle che corrispondono ad una maglia alta. 1, 2 e 3. Dobbiamo realizzare 3 gruppetti di 3 maglie alte divise da 3 catenelle. 1, 2. Più 3 catenelle sono 3 maglie alte. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Stringiamo un po' il cerchio. Per chiudere facciamo altre 3 catenelle. 2, 3 e dobbiamo chiudere nella terza catenella. Allora giro il lavoro. Entro nella maglia ed esco il filo, così rimane un po' più pulito e siamo pronti per il secondo giro. Chiusa la lavorazione, dobbiamo proseguire facendo mezze maglie alte. Per chi lo volesse realizzare un po' più grande può lavorare anche a maglia alta. Allora, facendo la catenella prendiamo la costa retro. Maglia alta, 2 e 3. Vedete, si vede questa lavorazione fatta un po' a rilievo che poi ci servirà per la lavorazione col filato rosso. Adesso nel foro dobbiamo realizzare 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3. Una catenella di separazione, 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3. Adesso abbiamo le 3 maglie alte sottostanti e dobbiamo proseguire lavorando in costa retro, sempre le mezze maglie alte. Allora, la prima è questa. 1, 2, 3. Nel foro facciamo 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3, una catenella di separazione, nello stesso foro 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3. Facciamo le 3 mezze maglie alte in costa retro, 1. Fate attenzione qua che la maglia è un po' nascosta, 2, 3. L'ultimo foro facciamo le 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3,
una catenella, altre 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3. Adesso chiudiamo maglia bassissima nella terza catenella, questa è la maglia, giriamo il lavoro e chiudiamo in questo modo portando il lavoro dietro, così rimane pulito. Adesso dobbiamo proseguire nello stesso modo facendo il terzo e il quarto giro nello stesso modo. Vi faccio rivedere questo. Si inizia facendo una catenella, maglia accosta, mezza maglia alta, 1, 2, 3, oppla, 4. Arrivando nel foro della catenella facciamo 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3, una catenella di separazione, 3 mezze maglie alte, 2 e 3. Qua abbiamo le maglie alte sottostanti, dobbiamo proseguire lavorando solo le costine. La prima è questa che è un po' nascosta, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siamo arrivati nel foro e facciamo 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella di separazione, 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3. E qua iniziamo di nuovo facendo le maglie alte in costa retro per tutto il giro e poi chiudiamo con una maglia bassissima come vi ho fatto vedere precedentemente e rifacciamo ancora, allora 1, 3 e facciamo l'ultimo giro, questo più un altro. Sono arrivata alla fine dell'ultimo giro, vi faccio vedere nuovamente la chiusura, io entro da dietro nell'ultima maglia, prendo il filo, tiro e lo porto dietro e così viene un lavoro abbastanza pulito. Adesso tagliamo il filo, facciamo il nodo di sicurezza. Una volta terminato dobbiamo realizzare un altro pezzo, io l'ho già realizzato, li mettiamo da parte e iniziamo la lavorazione per fare la fascetta da unire negli entrambi i lati, in questo modo. Per realizzare la fascetta dobbiamo contare tutte le catenelle che abbiamo attorno in tutto il bordo, nel mio caso abbiamo bisogno di 60, utilizziamo sempre l'uncinetto del 3,5. Avviate le catenelle, facciamo un'altra catenella e iniziamo a fare un giro di punti bassi. E questo lavoro va ripetuto per 4 giri, compreso questo. Facciamo le ultime maglie basse. Ecco, abbiamo finito. Facciamo sparire i fili di lavorazione. Facciamo passare attraverso i punti.
Una volta terminati i due pezzi più la striscetta, dobbiamo proseguire facendo il decoro all'interno dell'albero. Con il filato rosso dobbiamo lavorare mezze maglie alte in questa costina che abbiamo lasciato. Ci attacchiamo così e iniziamo a fare mezze maglie alte. Prima facciamo una catenella, poi dobbiamo realizzare 4 mezze maglie alte. 1, 2, 3, tutte nella stessa maglia. E 4. Poi andiamo avanti nell'altra costina. Vedete questa qua? Rialzate di 1, 2, 3 e 4. Allora, qua rimangono altre 2 costine da lavorare. Facciamo 4 mezze maglie alte in ogni maglia, poi saltiamo questo gruppetto e andiamo direttamente nella prima costina e facciamo altre 4 mezze maglie alte fino ad arrivare all'ultima costina. Dopodiché, arrivando al gruppetto, lo saltiamo e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella, ma comunque ve lo faccio vedere questo. Continuiamo fino alla fine del giro. Allora, dobbiamo chiudere nella prima maglia alta, ecco, a maglia bassissima. Tagliamo il filo, però nel secondo giro, a posto di fare 4 mezze maglie alte, faremo 5 mezze maglie alte in ogni costina. Allora, iniziamo dalla prima costina. Entriamo, ci agganciamo, una catenella, una mezza maglia alta, 1, 2, 3, 4 e 5. Nella seconda costina facciamo altre 5 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Arrivati nel gruppetto lo saltiamo e continuiamo a lavorare sempre nelle maglie con la costina in avanti. Entriamo e continuiamo con le 5 mezze maglie alte. Dobbiamo proseguire così fino alla fine. Arrivati alla fine, chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Tagliamo e voilà. Abbiamo finito questa parte qua. Adesso dobbiamo fare sparire tutti i fili di lavorazione. Prendiamo un ago . Entriamo all'interno così . Abbiamo terminato con la decorazione dell'albero. Questa stessa lavorazione la dobbiamo ripetere per la seconda parte. Una volta terminati i nostri pezzi, possiamo proseguire con l'assemblaggio dei pezzi. Iniziamo a cucire. Praticamente queste parti devono combaciare. Se avete realizzato le stesse maglie del triangolo, unite vengono perfette. Allora, iniziamo da questa parte qua. Poi passiamo il filo da questa parte, andiamo all'interno e poi lo facciamo sparire. Andiamo avanti prendendo queste 2 asoline
e queste, vedete che combaciano perché i punti corrispondono. Poi questi due con questi due, ecco, vedete, corrispondono perfettamente. Vedete, la cucitura neanche si vede. Dobbiamo proseguire fino alla fine del giro unendo tutta questa parte. Vedete, ho finito di cucire, adesso dobbiamo iniziare a cucire anche l'altro pezzo. Iniziamo così. Usciamo la punta, ecco qua, e iniziamo unendo questa parte qua. Ecco, ora dobbiamo prendere maglia con maglia. Qua, opla, non so se riesco a farvi vedere così. Dobbiamo ripetere la stessa cosa. Allora, dopo aver cucito un bel po' e rimasto questo piccolo foro, iniziamo a mettere l'imbottitura. Allora, una volta messa l'imbottitura, continuiamo a cucire. Fino alla fine del giro, vedete, e lo chiudiamo completamente. Dopo aver finito di cucire tutti i lati, abbiamo chiuso il nostro alberello. Dobbiamo pensare a fare il piccolo laccetto. Prendiamo il filato rosso e avviamo 14 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, opla, 11, 12, 13 e 14. Adesso dobbiamo fare un solo giro di maglie bassissime. Entriamo nella prima. Di fare il nostro cordoncino, prendiamo un ago, inseriamo il filo e andiamo a cucirlo nell'alberello. Noi facciamo così: prendiamo la parte centrale, iniziamo da qua. Ecco. Usciamo e prendiamo questa parte. Ok, faccio vedere, viene un po' male dalla telecamera. Entriamo e lo fissiamo qua. Una volta fissata questa parte, andiamo a fissare anche l'altra parte. Questo è il nostro gancetto. Adesso passiamo il filo intorno al cordino, diamo un effetto un po' più carino per rifinirlo. Facciamo uno e fissiamo. Giriamo ancora. Al prossimo video tutorial.